a tutti, ai Zumberbrumberg, sì, Zuckerberg, eccetera, e poi prende in giro sti benedetti GIG, no? Il mondo d'acciaio. Ecco, GIG, io vorrei sapere adesso da te che cosa no, sono. Te lo dico GIG. Dopo. Ce lo dici dopo. Ve lo dico dopo. Al finale del. Mi prende in giro, sì, perché c'era il povero ragazzo che va là nella speranza. Bigetti, Nelson Bigetti. No, no, quel ragazzo che lavorava poi. Fammi la dire, mi devi bloccare. Sì, sì. Che va nella Silicon Valley nella speranza di vendere un'app che potesse prendere il block notice, era inventato il block notice della spesa. Sì, è vero, che sì. Cerca di inventarsi qualcosa come sta al supermercato e poi si trova a fare il commesso al supermercato, quindi esatto. Prende in giro chiunque, prende in giro questo nuovo mondo che è nato. È inutile che il nostro caro Duca Nato vuole mettere in evidenza che l'HBO prenda parte tra il mondo di Android, quindi dello sharing, dell'informatica, sì. Sharing rispetto a quella della Apple e delle multinazionali, non si fa conto a nessuno. Esatto, infatti io dico che la cosa bella dell'HBO è che colpisce tutte e due. Esatto, l'HBO colpisce ancora. Esattamente. Va colpisce bene. Ancora l'HBO. Senti, allora, Goody Mob con lo Special Education, e poi dopo andremo a dire la differenza tra i GIC e i... I Greek. No. Ah, i nerd, scusa. E i nerd. I Greek nerd. Che sono altri gli amici studenti di Crack. Universitari. Gli amici di Crack. Amici dei Crack, beh. Esatto. Allora, ci rivediamo tra poco. Vamos. Ciao, ciao, ciao. Signs, T-Mo is on the grind.
boyfriend and I don't care. It's kind of sad and it's a shame. Everyone wants to be the same. If you are listening here and now, I'm sure I can show you how. It's okay to be afraid. Don't you wanna be special? Desde muy pequeño, por nada en el mundo yo cambio esto. Aunque el proceso ha sido lento, los que no esperaban esto lo siento. Y el dedo les aviento, nuevo estilo con nuevo modo. Pongan atención, esto no es todo. Soy pariente del recodo. Diario en las calles hacemos bolo. Esto es para toda mi gente. Llego a tu pueblo de repente, cítrico, cínico, el nuevo gerente. Eso que las cejas de gente. Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo. No, pasado y todo lo malo. Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo. No, pasado y todo lo malo. Hay que hacer un viaje al pasado, cuando hip hop estaba controlado por toda la raza morena. Diciendo que mi raza no puede, qué pena. Al fin tenemos un nuevo mercado. Dame la feria si yo me callo. Esta es mi vida año tras año. Todo lo malo, nada que extraño. Estoy prometiendo a ser excelente. Bueno, café aquí para la gente. Revolución mundial de repente. Más venenoso que una serpiente. Mi rico, cínico y pueblo café. Trayendo talento, así debe de ser. Nada de envidiosos como la vez. El nos pasa como un tren. Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo. No, e rientriamo qui in studio, bentornato, anche salutiamo, prima non l'ho salutato come un maleducato, Ducanato. Ah, Sducanato. Il povero Ducanato che ci ha mandato il messaggino. Esattamente. Allora, io ti vado a spiegare subito la lezione di vita, facciamo l'angolo lezione di vita, la differenza tra nerd e geek. Oh, ecco. Allora, partiamo con i nerd. Nerd è un termine appunto della lingua inglese con cui viene definito chi ha una certa predisposizione per la scienza e la tecnologia. Ed è al contempo tendenzialmente solitario e una più o meno ridotta propensione alla socializzazione. Ok, come capita spesso, è uno di quei termini che entrano nell'uso quotidiano in modo graduale, insomma, pian piano. Mentre i geek, anch'esso è un termine anglosassone, ma indica una persona eccentrica e non collocabile nella massa, con una forte passione o esperienza nel campo tecnologico digitale o in un altro speciale campo di interesse. E questa cosa lo porta a essere percepito come un troppo intellettuale. È un termine spesso usato in tono autoreferenziale, come fonte di orgoglio e a volte un'accettazione leggermente spregiativa. L'origine del termine poi, vabbè, viene praticamente un termine dialettale che significa sciocco, perché ho jack, e si trova poi appunto anche nel basso tedesco, qualcuno l'ha trovato, nel neerlandese che significa pazzo. Ah, addirittura. Kig invece è il contrario, ossia è un termine che indica la totale inabilità o intolleranza verso la tecnologia, in senso lato anche un'intolleranza verso il web. Sei un po' te il kig? No, beh, ormai però. Però ormai ti sei ambientato in questa... Sì, no, cerco, però insomma ancora... Ecco. Vabbè, diciamo, no, vabbè, dai, insomma... Comunque, la parola geek può anche sostituire la parola dummy, for dummies. Sì. E la differenza dei due lemmi è che dummy in italiano imbranato sarebbe invece una condizione temporanea, mentre king tende a essere proprio capito. In italiano viene a volte tradotto ironicamente col termine tecnoleso. Ah, adesso, ora intendo. Oppure utonto, utente tonto. Oh, scusami, e perché la gente si sbaglia e inserisce i geek all'interno dei nerd?
te l'abbiamo detto prima, forse eri distratto proprio, no, perché il nerd comunque è colui che ha una predisposizione verso la scienza e la tecnologia come il geek. Però se questa persona è solitaria, è una ridotta propensione verso la socializzazione, quindi uno è la sociale, il nerd. Mentre il geek, io lo dico di un vanto, perché io so molte cose, so talmente tanto di questo campo che io sono un figo. Ho capito, quindi possiamo dire, io questo volevo arrivare per capire bene, no, a chi ci ascolta e non ha, le, diciamo, la, non è della tua generazione, ma sì, è della mia o anche di altre più vecchie, quella di Palumbo, per esempio, no? Sì. Ecco. Abbiamo dato il vecchio a Palumbo. Chi è Palumbo? Non lo so. Praticamente Big Bang sono nerd e questi sono geek. Bravo, 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 vedo che hai capito. Perfetto, e infatti Guilfoy ha una donna, insomma, è un satanista, mentre Coso lì non riesce ad avere rapporti sessuali, no, in pakistano. Il simil Zuckerberg. I calzini di Zuckerberg, sì. I calzini. No, le cose, ciabatte. Le ciabatte, va bene. Max, secondo me su questa serie è tutto. E beh, sì, io direi proprio di sì, insomma, non c'è rimasto proprio nulla da dire se non salutare ancora una volta. Ma noi lo stiamo chiudendo, abbiamo Amanda Groove, che interpreta Monica. Sì, Levischi. Sì, no, Levischi no, insomma. No, Levischi no. Bella donna, insomma. Va per i 30 anni, ecco, ce n'ha 28, insomma. Ve lo senti un ai 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 caramba, ma non me lo fanno passare. No, Lorenzo l'ha brinda, l'ha tagliato. Ah, ok. Va bene. Allora, mettiamo una canzone, la devo mettere, di Tobasco. Sì. Perché ha scritto, hanno fatto passare più pezzi. Mettiamo quella più corta, che è Stretch Your Face. Mm-hmm. Quindi strizzati la faccia. Perfetto. Mettiamo questa e poi subito dopo partiamo con le novità della settimana, quelle di Capodanno. Certo. Comunque, no, non so, voi che siete grandi amanti delle, quelle che mia madre ancora chiama le fiction. Le fiction. Della Bella e la Bestia della scorsa settimana, che doveva cominciare su Rai 1, ma ha avuto un grave problema dovuto alla Supercoppa Italiana, che è finita fuori tempo massimo. Ed è stato ripresentato una puntata di A un passo dal paradiso. Vabbè, volevamo dire questo. No, io pensavo mi volevi dire che su Rai 3 va in onda Terra Nostra, la telenovela brasiliana che ci racconta degli italiani emigrati in Brasile, no? Comunque voi non sapete, voglio raccontare queste cose ai nostri ascoltatori. No, io questa la voglio dire però. Degli emigrati in Brasile, lo direi dopo, che dopo è il momento delle novità. Racconta. Lo racconta agli ascoltatori che c'è un doppio acquario. Doble, nel senso che io da qui riesco a vedere dentro la sala sala prove. Esattamente, questa è la bellezza. Ed è voluto. Però non si può vedere l'ingresso, cioè io vedo la sala prove ma non vedo l'ingresso. Lo vedo io. Sì, lo vedi che è chiuso, però non c'è là. Ma come mai non c'è là l'acquario Morgante? Questo acquario c'è. Ma di qua a sinistra, glielo dico. Ma non ci deve stare alle spalle del conduttore, è il conduttore che deve stare davanti all'acquario, scusa. Sì. Ma certo, ma insomma, ma veramente. Allora proprio bisogna chiudere questo ingresso, bisogna lasciare quello. L'ingresso è chiuso, eh. Ah. Non capisco quello che stai facendo. Va bene. Allora vi salutiamo con Stretch Your Face e ritorniamo con le novità della settimana.